Pittura rupestre, arte romanica, arte gotica, rinascimento, barocco, realismo, romanticismo, avanguardie storiche, Art Nouveau. E ora? L'arte digitale per me è stata come un fulmine che mi ha colpito all'improvviso. La mia prima tavoletta grafica mi è stata regalata a 14 anni. Era usata e un po' rotta, ma mi sembrava comunque una piccola reliquia. Potevo disegnare ciò che volevo senza dover spendere tempo e denaro nei materiali. Era incredibile. Passavo le notti in bianco a disegnare, a fare dei loghi, ritoccare fotografie. Nessuno mi commissionava niente, naturalmente. Ero solo terribilmente affascinato dal mondo potenziale che viveva dentro quel foglio bianco fatto di pixel. Ho capito subito che nella vita avrei dovuto lavorare in quel campo. Mi sono informato sul mondo delle scuole e accademie d'arte. Ho scoperto di essere bravo, ma non così tanto. Il mondo del disegno digitale è enorme, cangiante e pieno di talento. Mi sono rimboccato le maniche e, durante gli anni delle superiori, ho studiato da autodidatta. Finita la scuola, mi sono iscritto ad un corso d'arte digitale di 2 anni. Sono diventato bravo, ma nessuno sembrava essersene accorto. Nessuno mi chiedeva lavori. Panico. Ho quindi allargato un po' le mie vedute e ambizioni. Qual è l'ambito in cui la mia capacità artistica può essere apprezzata e usata a dovere? Il mondo pubblicitario. Mi sono dunque iscritto a comunicazione e, nel frattempo, la Dea Fortuna ha deciso di smettere di ignorarmi. Ho iniziato a lavorare come disegnatore. Non è stato facile riuscire a trovare i primi clienti. Può sembrare banale, ma nel 2021 un disegnatore deve pensare ad un modo per imporsi sui social e crearsi una piccola nicchia. Questo è uno dei motivi per cui frequento questa facoltà. In un periodo storico come questo, arte e marketing sono i capisaldi del mondo social. Sia da freelance che nelle agenzie pubblicitarie, ci si deve interessare ad entrambi questi ambiti. Chi sono? Beh, mi chiamo Davide, ho 24 anni, a breve mi laureerò in scienze della comunicazione e, cascasse il mondo, diventerò direttore artistico in un'agenzia pubblicitaria.